importa quanto corriamo, il progresso è sempre qui accanto a noi. Quando diventiamo più veloci, il progresso accelera. Quando diventiamo più intelligenti, il progresso impara e ci porta più lontano di quanto abbiamo mai immaginato. Il progresso è con noi ad ogni passo. Quindi, perché non continuare a correre insieme? L'ottica di Enza Augello arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34. Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Lunedì Sportivamente torna insieme a voi che ci seguite veramente con tanto affetto, con tanta simpatia, ma ci seguono sicuramente anche gli ospiti che questa sera sono in nostra compagnia e sicuramente il nostro carissimo Giovanni De Grazia, editore di Globo TV. Ben ritrovato Giovanni. Ben ritrovato a tutti voi, buonasera. Stasera un parterre veramente bello. Il più anziano sei tu e l'altro ospite. Vabbè, non anticipiamo gli ospiti, anche perché adesso ve li facciamo conoscere subito, immediatamente, a cominciare da Vincenzo Miliziano, che è terzino dell'FC Lamezia Terme. Benvenuto. Buonasera, grazie. Saluto sia a voi qui presenti che alle persone appunto che ci seguono da casa. E proseguiamo sicuramente con, alla sinistra di Vincenzo, avvocato Gennaro Rubino, che è vicepresidente ASD Cestistica Lamezia 2.018. Benvenuto anche a te, Gennaro. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Alla sinistra del nostro avvocato, un carissimo amico da sempre. Questa sera siamo riusciti con Giovanni a trascinarlo finalmente nei nostri studi. E la sua prima, lui è Francesco Marino, direttore società Arvalia Nuoto, Lamezia Terme. Benvenuto, Francesco. Grazie, buonasera ai presenti, a quelli che stanno a casa. Grazie per l'invito. Le abbiamo lasciate per ultime perché sono due femminucce veramente deliziosissime che sono praticamente atlete. Loro sono Cristina Galati, atleta appunto di Massimo Borracci. Parliamo di Arvalia Nuoto Lamezia Terme. Benvenuta. Grazie mille anche per l'invito. E al suo fianco sicuramente l'altra atleta, che è Maria Francesca Cimino. Benvenuta anche a te. Buonasera a tutti. Quindi, come diceva Giovanni, un parterre veramente eccezionale con il quale stasera noi partiamo e, come nostra consuetudine, dico al nostro Pietro di mandare in onda questa sintesi che vede il nostro FC Lamezia purtroppo sconfitto a Trapani per 2-0, ma seguiamo le immagini e la sintesi che è stata curata dal nostro Pasqualino Rettura. Grazie.
Non inizia nel migliore dei modi l'avventura sulla panchina della Lamezia del tecnico Salvatore Campilongo. I gialloblu infatti perdono anche l'imbattibilità esterna alla provinciale di Trapani, dove arriva anche la seconda sconfitta consecutiva per la prima volta. Il Lamezia dunque nelle ultime quattro partite ha ottenuto solo due punti. La squadra di Massimo Morgia, tecnico del Trapani, rimanda battuta a casa il Lamezia con due reti nella ripresa. Il raddoppio è stato segnato dall'ex del Lamezia Nicola Russo, che si è fatto parare anche un rigore da Lai. Niente da fare dunque per i lametini, che a Trapani si sono presentati con molte assenze. Alla lunga lista si è aggiunto in extremis anche Provazza, e in campo sono stati schierati con un modulo diverso da Campilongo, con il 4-4-2, che ha proposto anche delle novità dal primo minuto, considerate appunto le tante assenze tra squalifiche e infortuni. Eppure l'inizio del match prometteva bene per i gialloblu, pericolosi prima con Bernardi al settimo minuto e poi al decimo minuto con Amendola che colpiva la traversa. Dopo un inizio quindi di marca gialloblu, i siciliani migliorano l'approccio alla gara, tant'è che Lai al 23esimo del primo tempo salva su una conclusione a botta sicura di Vitale. Passa poco e l'arbitro giudica da rigore un contatto tra Tringali e l'ex russo. Lo stesso, dagli 11 metri, si fa parare il penalty da Lai. Il primo tempo si chiude con un tentativo di Lupo al 42esimo di poco fuori bersaglio e dalla parte opposta di Tringali, la cui conclusione sul calcio di punizione si perde al lato. La ripresa si apre con un Camilleri per la Lamezia al sesto minuto sul calcio d'angolo di testa, non trova per pochi centimetri appunto la deviazione vincente. Quattro minuti dopo il Trapani passa, Galfano dalla sinistra mette al centro per Vitale che di sinistro insacca. La reazione della Lamezia non tarda, soprattutto quando al 14esimo Bernardi da buona posizione manda alto. Campilongo poi prova la carta Umbaca al posto di San Domenico alla ricerca del pari, ma il Lamezia lascia spazio a una veloce ripartenza sulla sinistra di Pipitone che serve Russo, il quale questa volta non sbaglia trovando il raddoppio sotto porta. Sul doppio svantaggio Campilongo inserisce prima Tipaldo e poi Rusescu, quest'ultimo però pochi minuti dopo il suo ingresso in campo commette un fallo da reazione su De Felice e viene espulso. La gara a quel punto non ha più niente da dire. Grazie ancora una volta al nostro Pasqualino Rettura e io passo subito a Vincenzo che ha guardato insieme a me queste immagini e certamente non ci ha fatto piacere, specialmente l'ultima immagine che vedeva l'espulsione di Rusescu, ma voglio partire intanto invece dai primi 20 minuti che sono stati giocati da voi in un modo assolutamente bello, assolutamente tranquillo, per poi proseguire una partita che vi ha visto evidentemente soffrire e prendere due gol addirittura. Sì, l'approccio che abbiamo avuto appunto alla partita contro il Trapani è stato buono. Infatti, come ha appena detto lei, i primi 20 minuti che abbiamo giocato sono stati davvero buoni. Poi dopo il rigore magari abbiamo appunto subito un po' il colpo e il primo tempo si è chiuso 0-0 e nella ripresa non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e il Trapani è riuscito a passare appunto in vantaggio per ben due volte. Quanto ha influito secondo te la mancanza nel vostro centrocampo di Salandria, di Maimone, di Corabi, senza aggiungere altro? Questi tre nomi che le ha appena citato sono dei giocatori fondamentali per noi e per appunto il ruolo che competono all'interno della squadra, quindi il centrocampo. La loro assenza è normale che si faccia sentire, però dobbiamo andare avanti e riprenderci da questi due scivoloni che appunto abbiamo fatto e già da mercoledì rimetterci sulla via giusta. Prima di passare a Giovanni, che sicuramente ha la sua curiosità sulla partita di ieri, io voglio anche sottolineare un fatto veramente importante, per noi certamente no, perché è stata la prima sconfitta addirittura dei gialloblu fuori casa. Sì, come appunto ha detto lei, è stata la nostra prima sconfitta fuori casa, perché eravamo riusciti fuori casa a rimanere sempre imbattuti. Questa sconfitta fa male, abbiamo preso
Abbiamo preso due gol su due situazioni complicate che abbiamo subito appunto nel secondo tempo, ma come abbiamo fatto appunto un passo falso noi, l'hanno fatto anche le altre squadre che stanno lì sopra, e nonostante questo passo falso ci troviamo in un'ottima posizione in classifica. Questa è una nota positiva, l'ultima che hai appena accennato. Giovanni sicuramente vorrà dire qualcosa sull'espulsione, vediamo se ho letto bene sì, i tuoi pensieri. Al di là dell'espulsione, che queste falle di reazione non si devono fare, perché noi perdevamo 1-0 se non sbaglio, non si devono fare, perché un giocatore professionista come Rusesco, che ha giocato nelle massime serie, insomma, queste non ci devono stare, queste cose, perché la sua espulsione avrà penalizzato sicuramente tutta la squadra. Poi il problema del centrocampo, che queste Ficcolamezia purtroppo se lo porta dietro da parecchio, ho dovuto a infortuni, ho dovuti insomma a tante situazioni, noi soffriamo il centrocampo, nel senso che non arrivano palle. Io molte volte con Francesco commentiamo la partita e questi sono i problemi che c'ha questo FC Lamezia. Mi auguro, avete detto bene, la fortuna che diciamo le altre squadre, la Jefferson ha perso, la Cavese ha pareggiato, tra virgolette ci è andato bene, nel senso che la classifica è sempre là, non si è mossa. Il campionato è lungo, perciò avremo tante possibilità di rifarci, però non dobbiamo cullarci ogni settimana, il campionato è lungo, perché ogni punteggio che si perde in casa, cioè specialmente in casa che noi giochiamo, non giochiamo al massimo, delle volte le espressioni le abbiamo più fuori di casa che in casa, però non ci possiamo permettere più il lusso di dire ogni volta il campionato è lungo, ci rifaremo, perché il campionato passa e poi non diventa più una cosa facile. C'è stata la fortuna di queste squadre che diciamo hanno perso, e mercoledì incontreremo chi ha sconfitto, ha vinto contro la Jefferson, perché la squadra che ospiteremo mercoledì è quella che ha battuto il Jefferson. Non sottovalutiamo queste squadre, come non bisogna sottovalutare tutte le squadre in questo girone, che per me è un girone molto equilibrato. Non esiste il terz'ultimo, quart'ultimo, metà classifica. Qua bisogna giocare tutte le domeniche, lo ripeto tutte le settimane, col sangue nell'occhio, perché chiunque viene a giocare, vedi la classifica, con l'FC Lamezia si impegnano. L'FC Lamezia è stata costruita proprio per distruggere il campionato con le vittorie. Questo non succede, perché quando arrivano, giocano contro l'FC Lamezia, tutti ce la mettono al massimo, caro Renato. Io voglio anche, Francesco, cosa ne pensi di questo mio giudizio? Tu che di calcio ne hai fatto tanto, hai giocato tante partite e sei un uomo di sport. Ma guarda, io sinceramente seguo l'FC Lamezia perché comunque il mio cuore nasce con il fatto di aver giocato con la Vigor a certi livelli, ancora prima con la Bobina. Io dico semplicemente una cosa, che in questo momento, al di là delle polemiche, tutta la tifoseria deve stare vicino alla squadra. Quando ci sono delle situazioni strane, allenatore, dirigente, lo staff, io penso che la tifoseria deve stare vicino alla squadra, il giocatore deve sentire ancora il calore. Perché in questo momento i giocatori hanno bisogno della testa, della concentrazione, perché loro fisicamente, anche se la preparazione è partita in ritardo, e ne risentono loro, però io credo che non è un problema squadra, sarà anche quello, ma quello spetta alla società. Io dico, è un invito che faccio a tutti i tifosi di stare molto vicino alla squadra, a ogni giocatore, perché la squadra in questo momento critico, difficile, ha bisogno del calore e del supporto del tifoso. Se si vuole andare, se si vuole imparare ad andare nelle serie superiori, noi stiamo parlando di ragazzi, ecco, noi abbiamo qui stasera un rappresentante, c'ha 19 anni. Cioè, ci rendiamo conto che sono ragazzi che stanno fuori casa, fuori dalla loro realtà, fuori dalle loro radici, e si trovano... Scusa. Quello che dici vale per loro, ma vale per tutta la società di calcio. Assolutamente, cioè, non è sì. Che noi... No, però io guardo alla FC Lamezia, perché io comunque ci sono attaccato. Però io, se devo dire che la mia squadra di nuoto, io come dirigente,
L'allenatore non fa il suo dovere, non fa il suo lavoro. Io penso, credo che la società ci deve stare ancora più vicino. Quello che fa questa società, io il presidente non lo conosco, ma da quello che vedo, io vedo che è una persona, me lo dite voi, è una persona che c'ha passione, che c'ha voglia, c'ha determinazione. Dobbiamo mettere tutti gli ingredienti per far sì che questa squadra possa andare avanti. Poi se tu vuoi entrare nel dettaglio, io ti dico quali possono essere i problemi. Perché se sono 3 domeniche, 4 domeniche, io ti faccio la mia analisi, sono 4 domeniche che loro beccano gli squalificati. Evidentemente c'è qualcosa che non li rende tranquilli. Perché il giocatore, se non va in campo tranquillo, poi alla prima reazione, tu l'hai detto prima, queste cose non si fanno. Attribuisci la tranquillità, scusa, perché qua entriamo nel discorso allenatori. La tranquillità sta nel fatto che... Del gruppo. No. Per esempio si sono avvicendati 2 allenatori, tu capisci bene che l'allenatore, il primo allenatore, ha fatto questa squadra impostandolo su uno schema. Stai parlando di Erra. Benissimo. E ha fatto la squadra, i giocatori, corrispondente alla sua mentalità di gioco. Poi che succede? Non vanno bene le cose per tantissimi motivi. Ci mette un altro allenatore che deve seguire quello, perché i giocatori di Erra erano in funzione di quello schema, hanno lavorato e si sono allenati per fare un certo tipo di gioco. Poi è arrivato Tonio Rio. Esattamente. Cioè, qua è, diciamo che è stato un po' di mormorio in città e non solo. Do il benvenuto al mister che è arrivato adesso, diciamo, Campilongo, gli faccio i miei migliori in bocca al lupo, perché sicuramente ci auguriamo che farà bene, però Tonio Rio ha fatto bene. Ecco, questo fatto, anche tu Renato, che noi abbiamo cambiato, dopo passiamo, ti chiedo scusa, Tony Lio, che ha fatto 8 partite, tra cui 6 vittorie, o no, 5 allora, vittorie, sono un pareggio. Sono state 6 vittorie e 2 pareggi e una sconfitta. Allora, un allenatore che giovane, tra parentesi, che ti fa dei risultati, nulla togliere a Campilongo, per l'amor di Dio, che è un ottimo professionista, cioè... Secondo me non è stata una mossa, è stata una mossa azzardata per il momento. Tu non mi puoi, poi non lo so, gli accordi che ci sono all'interno della società, però uno come... Allora intanto io ho apprezzato l'analisi che ha fatto sicuramente un ex calciatore, un calciatore importante, qual è stato Francesco Marino, che nel passato ha anche giocato, militato qui alla Lamezia, nella squadra di quei tempi, e così come ho apprezzato anche quello che hai appena detto tu. Però io direi di commentare questa situazione non per l'ultima partita che hanno disputato i nostri ragazzi, parliamoci chiaro, tutti quanti noi sapevamo in quale condizione andava questa nostra squadra FC Lamezia in quel di Trapani. Abbiamo parlato di un centrocampo che non esisteva, un centrocampo è praticamente, non è che noi aspettavamo la sconfitta. Renato, scusi, però... io non sto condannando Campilongo, per l'amor di Dio, perché era prevedibile questa partita, perché sapevamo le difficoltà che avevamo. Diciamo che noi abbiamo una nota positiva, che è l'ultima alla quale accennava Vincenzo. Ci può pure il lato negativo, perché il lato positivo ci sono. Abbiamo questo giovane ragazzo, Vincenzo, tutti ragazzi ottimi, li stiamo conoscendo, però permette che un po' di... A noi ci trasmette, tu lo sai benissimo, la polemica che c'è nei tifosi. Ma noi stiamo dicendo, ognuno di noi sta dicendo il suo pensiero. Io non giudico il lavoro di Campilongo, ho detto il curriculum, ottimo allenatore, preparatore, ha portato il suo staff, per l'amor di Dio, mi auguro che vinceremo tutte le partite. Però, insomma, un po' di malumore nei tifosi c'è stato. Un po' presto per parlare di Campilongo, se mi consenti. No, io non sto parlando, io ho detto, ripeto. Poi, ho capito male. Già non parlo bene l'italiano, poi tu mi... Ho detto, Campilongo, mi auguro che faccia bene, sono convinto che farà bene, perché è un ottimo professionista, però c'è stato un po' di malumore nei confronti dei tifosi. Noi dobbiamo dire quello che pensano i tifosi, se no siamo falsi in trasmissione. L'allisciamento non funziona, perché quando li batoste, anche la società... È quello che dice il tifoso, noi trasmettiamo l'umore dei tifosi. Assolutamente sì. Allora, io direi che noi torneremo su questa partita, anche perché poi abbiamo le interviste dei nostri allenatori che sono state fatte dal nostro Giovanni Mazzei, sentiremo anche cosa hanno detto loro, così abbiamo un quadro più preciso di quello che è successo lì a Trapani, anche se lo abbiamo già appurato attraverso le immagini che la nostra regia ha appena mandato. Però cambiamo per un attimo sport e parliamo di basket. Questa sera abbiamo il piacere
per la prima volta di avere nei nostri studi l'avvocato Gennaro Rubino, che io voglio anche presentare per quelli che non lo conoscono. Lui gioca a basket dall'età di 13 anni, prima calcio addirittura, poi basket. Ha iniziato con il professore Ferraro, poi con il professore Michele Amatruda, che tutti noi conosciamo. Da lì ha vestito le maglie delle varie società, quali Amatori Sambiase, Newcastle, Blu Team 88, Virtus Lamezia e Basketball Lamezia, con cui nel 2018 ha raggiunto addirittura la promozione in Serie B. Ha giocato anche nel campionato nazionale di Serie C con altre realtà calabresi, quali la Pallavolo Soverato, Basket Rossano, di base... Aiuto? Rosarno, chiedo scusa, di base è distruttore mini basket, svolgendo attività di settore giovanile con il Basketball Lamezia per 3 anni. Da novembre 2018, insieme a Massimo e a Giuseppe, due amici e colleghi istruttori, hanno fondato appunto la S Cestistica 2.018. Era giusto e corretto presentarlo. Come fai a leggere tutto a memoria? No, è scritto qua e me l'hanno sicuramente riportato, perché era, no, era assolutamente... Legge, guarda, c'è una testa... No, leggo senza occhiali, che no, quanto guarda, dire, perché... Perciò sai, facciamo l'applauso al Renato. No, quale applauso? Ma che guarda, senza legge si ricorda... Allora... Mi sembra... come si chiama? La moglie di Maurizio Costanzo. Come la moglie? Sono un maschio. No, ho detto, mi sembra Maria De Filippi, che Maria senza De... leggere si ricorda tutto. Ma sono sempre maschio, sì, sempre Maria maschio. De Filippi è donna. No, detto, però il modo di condurre. Allora, avvocato, intanto grazie per aver aderito a questo invito, è un piacere immenso averti nei nostri studi, un curriculum di rispetto, e noi vogliamo che adesso tu ci possa raccontare quelle che sono le ultime vostre situazioni, appunto con questa AS Cestistica 2.018. Sì, allora, la Cestistica Lamezia 2.018 quindi nasce alla fine insomma, del percorso che ha appena elencato lei, perché insieme appunto a Massimo De Summa, che è il presidente dell'associazione, a Giuseppe Adone, che è il segretario, e al sottoscritto, che è vicepresidente, abbiamo deciso insomma di metterci in gioco per poter mettere in pratica quelle che erano le nostre idee di mini, di basket, insomma di sport, di socialità in generale. E quindi abbiamo creato questo progetto a fine novembre del 2018. Posso chiedere scusa un attimo alla nostra regia, intanto se mi manda, ecco, così ci dà più contezza di quello che stai per dire, vai. Sì, e quindi si è deciso di fare questa idea, di mettere sul campo questa idea di pallacanestro e di mini basket. Da lì, dopo aver diciamo così, fatto un evento di pallacanestro, un camp invernale, che è stato il primo evento diciamo, storico che della nostra associazione sportiva, abbiamo praticamente pensato al primo nostro progetto, vero progetto di cui andiamo diciamo, molto fieri, era appunto il progetto Paese in Gioco, cioè noi in pratica abbiamo pensato, ovviamente aprendo questa associazione che porta il nome di Lamezia, quindi l'idea era quella di fare attività sul territorio di Lamezia, però l'idea iniziale è stata quella di poter esportare appunto il gioco della pallacanestro e del mini basket in quelle realtà spesso che sono tagliate fuori, quindi quei paesini dell'Interland dell'Ametino, insomma della provincia di Catanzaro, dove spesso per carenze logistiche, di strutture, di materiale umano o anche di distanza è impossibile fare sport, se non magari il calcio, perché come sappiamo anche in qualunque paesino, anche di 100-200 abitanti, un campo di calcio c'è sempre. Un campo di pallacanestro o un canestro è difficile trovarlo, quindi abbiamo creato questo progetto e siamo andati praticamente in giro per diversi paesi, quindi siamo riusciti ad aprire poi a marzo del 2000, gennaio, febbraio, non ricordo bene preciso, del 2019 il nostro primo storico corso mini basket a Gizzeria. Una cosa che ci ha anche fatto emozionare, perché ha avuto una risposta che mai ci saremmo aspettati, 30 bambini iscritti subito a un primo corso, un paesino comunque che vive di tutt'altro, e da lì praticamente poi abbiamo creato il progetto anche scuola, ci si è chiamato Cestistica School, e quindi siamo cominciati ad andare in giro per le scuole di questi paesi, Gizzeria, Conflenti, Soveria, Nocera, Falerna,
E da lì praticamente poi abbiamo aperto altri corsi sempre riguardanti il progetto Paesi in Gioco, quindi ripeto con Conflenti, abbiamo aperto il corso a Soveria Mannelli, a Nocera, dopodiché a quel punto si è detti beh adesso forse siamo pronti per poter anche fare qualcosa nella nostra città. E da lì abbiamo creato il progetto La Mesia in Gioco, che ha le stesse finalità da quest'anno anche con una finalità inclusiva grazie alla collaborazione con l'associazione Parcheggiando che gestisce il parco Peppino Impastato dove noi svolgiamo attività nella persona della dottoressa Linda Mazza. Da lì quindi abbiamo fatto questo corso mini basket che con mille peripezie per riuscire a recuperare una struttura e delle ore a disposizione, problema che ormai storico qui a Lamezia, non lo scopro certo io, siamo riusciti poi a dicembre del 2019 ad aprire il primo corso nostro a Lamezia, che però ha avuto una durata brevissima perché poi a marzo è scoppiato il Covid, il fenomeno Covid, quindi da marzo si è chiuso tutto. Poi lì ci siamo detti cosa facciamo, magari si poteva anche mollare, visto che eravamo una realtà freschissima, nuovissima, però abbiamo detto no, noi se possiamo aprire anche una settimana, se ci danno l'ok per stare una settimana aperti, apriamo. E da lì è nato quindi una nuova riapertura, praticamente abbiamo riaperto al Parco Lilliput per un mese, abbiamo dovuto chiudere di nuovo. Dopodiché abbiamo riaperto per 3 mesi al Tommaso Campanella d'estate, all'aperto, perché all'aperto si poteva fare attività. Fino ad arrivare poi all'estate dell'anno scorso, dove praticamente abbiamo riaperto presso la parrocchia di San Giuseppe, grazie a Don Leonardo, abbiamo fatto 3 mesi di attività sempre all'aperto, perché era l'unico spazio consentito. Insomma, fino... complimenti per... Gennaro. E tutta la sua società, apprezzo molto che c'è questa continuità di far seguire il basket ai ragazzi, perché il basket secondo me è uno degli sport più belli che ci sono, no? E quando si va a scuola, le scuole medie si inizia con la pallavolo con il basket. Poi, durante il percorso scolastico, molti ragazzi abbandonano la pallacanestro. Questo l'ho sempre notato perché da quando andavo io a scuola, insomma stiamo parlando di tanti anni fa, perché poi non c'era la continuità fuori dell'istituto a giocare a pallacanestro, per mancanza di strutture, e si buttano tutti al calcio. Adesso è lodevole la loro iniziativa, perché fuoriusciti dalla scuola, loro stanno aprendo tutti questi centri, diciamo, dove i ragazzi possono apprezzare cos'è la pallacanestro. Sì, infatti, se posso, quest'anno, infatti, per quanto riguarda i progetti scuola che noi svolgiamo, anche alla Mesa abbiamo svolto, che svolgiamo continuamente in maniera del tutto gratuita con istituti qualificati, quest'anno abbiamo anche inserito alcuni asili nido, quindi è pensato ancora prima dell'ingresso, normalmente si inizia alle scuole elementari, però abbiamo con alcuni asili anche aperto dei corsi così, ovviamente che sono tutti alla fine votati al gioco più che altro, quindi al divertimento, tutti ludici, però abbiamo inserito un po', abbiamo pensato di inserire il mini basket già diciamo dall'ultimo anno della Silenido. No, io faccio i complimenti per il percorso veramente importante che stanno facendo, perché ci vuole anche la passione per poter portare avanti questi percorsi. Un territorio anche in momenti difficili che... quanti stiamo attraversando con questa pandemia. Comunque torneremo a parlare con l'avvocato Gennaro di questa meravigliosa realtà lametina, se non prima però di aver dato spazio a queste due meravigliose allieve atlete praticamente che io adesso vado a presentare, anche perché è giusto e corretto sapere chi abbiamo questa sera per il nuoto qui alla Lamezia Terme. Il nostro Francesco Marino è direttore di questa Arbalia Lamezia, adesso ha parlato di calcio, però lui sicuramente poi ci farà capire meglio qual è il suo momento, il suo ruolo. È uno sportivo tutto tondo. Sì, non ci sono dubbi, anche se i suoi ultimi successi non sono più quelli calcistici, bensì quelli del nuoto, ma ne parleremo perché... Vabbè, ormai diciamo che è da spizio. Dopo una presentazione così tu mi dici no, che... No, perché voglio fare un appello alla Tamburelli, se lo volete ospite dall'anno prossimo. Francesco, come devo fare con questo? Che non dici? Non fare. Va bene. Allora, andiamo sicuramente a Cristina Galati, pensate, solo 13 anni, è una grande promessa del mezzo fondo, correggimi se sbaglio perché io ho questi dati, Giovanni poi mi critica che dice che non va bene così. Ieri finale Coppa Brema associati, pensate, prima nei 200 stile libero e ce l'ho fatta, sempre prima negli 800 stile libero e ce l'ho fatto. E pensate, lei è la più giovane partecipante della finale che
adesso accennerà anche di che finale stiamo parlando, perché c'è stata una coppa. Vediamo se intanto dalla regia mi passa Brema, questa coppa Brema, perché è importante anche farla vedere, perché poi lei è anche prima classificata nella staffetta 4% stile libero. Ecco, questa coppa, mi fermo a questa coppa. Che significa questa coppa? Dillo tu. Allora, questa coppa può... l'abbiamo ottenuta ovviamente facendo tanti sacrifici, arrivando comunque a questo obiettivo che per il nostro allenatore era molto importante, soprattutto perché questo ha un significato molto importante per lui, a differenza di molti altri allenatori che hanno fatto questa manifestazione. Comunque ci ha allenati bene, essendo un allenatore fantastico, e quindi noi impegnandoci siamo riusciti ad arrivare ai primi, comunque superando le sfide e impegnandoci al massimo, superando anche i nostri tempi. Perché prima che andiamo avanti volevo ricordare una cosa molto importante, che è il trofeo Brema, non so se tu te lo ricordi. Sì, Brema, come no. Ci fu un incidente aereo di alcuni nuotatori che andavano a fare una competizione in Germania, se non mi... A Brema, giusto? A Brema. E precipitò, durante l'atterraggio precipitò l'aereo e tutti morirono. Il nostro allenatore Borracci era uno di quei passeggeri di quell'aereo, però per un caso non si imbarcò su quel volo, proprio perse l'aereo, non so cosa succede, erano altri tempi, lui e un altro atleta, erano due atleti, e lui, loro non si imbarcarono su quell'aereo che poi dopo un'ora e mezza precipitò proprio nella pista dell'aeroporto di Brema. Perciò ecco perché si chiama Coppa... Hai fatto bene! È quello che diceva lei, il mister, è un trofeo che ci tiene, perché uno che esce da una sciagura, che gli muoiono tutti i compagni di nazionale e ne esce vivo, il ricordo è, diciamo, un ricordo indelebile che non si cancellerà mai. Assolutamente sì. Perciò loro ieri hanno dato una bella soddisfazione a mister Borracci, ti faccio i complimenti perché io ti vedo al nuoto, in piscina, è vero anche lei, tanti ragazzi che ce la mettono con tanti sacrifici e fanno tante belle cose. Perfetto. Accanto a lei c'è sicuramente Maria Francesca Cimino, che abbiamo già presentato. Pensate, anche lei 13 anni, nelle discipline dorso, delfino e misti, ha contribuito notevolmente al successo della squadra. Arvalia nuoto, 400 misti, 200 delfino e 100 delfino. Spero di aver detto bene. Anche senza occhiali riesco a leggere, che ne pensa Giovanni. Quindi... Ho detto, non per gli occhiali, no. Ho detto che stai diventando bravo come Maria De Filippo. Perfetto, ma sono sempre un maschio io, non so. Sì, ma ho detto di professionalità, non di maschio e femmina. Allora, forza Natale. Complimenti anche a te. L'albero gigante, facciamo vedere l'albero gigante. Complimenti anche a te, veramente. Che significato ha per te a raggiungere questi risultati, sebbene giovanissima, 13 anni, stiamo parlando di due ragazze tredicenni, Giovanni, non so se mi spieghi. Se tu le vedi in piscina, io giro le piscine e li vedo, cioè non sembrano di 13 anni, quando le vedi in acqua sembrano che hanno il doppio della loro età. Guarda che... E sono campionesse, io ho citato, si è classificata lei sempre prima in tutte le discipline che ha fatto. Allora, vediamo cosa dice lei. Assolutamente sì, non la interrompiamo, vai. Allora, sicuramente io e i miei compagni siamo rimasti contenti di aver raggiunto questo obiettivo, di vincere la Coppa Brema, anche per il nostro mister Massimo Borracci, che ci teneva molto, perché doveva essere presente a questa tragedia della Brema. Che fortunatamente adesso si trova qui con noi da un po' di anni, che continua a trasmetterci il suo amore a noi per lo sport e il nuoto, soprattutto il nuoto. Vedo una cosa, dopo diamo la parola a Francesco. L'Arvalia, io sono entrato nel momento, insomma, che perdevamo tutte le gare di nuoto, si perdeva tutto perché eravamo nuovi. Ormai sono 5 anni. Si è costruita una società con i sacrifici dell'Arvale, con, ricordiamo, Bernardini e Simone Bernardini, che siamo arrivati ad avere una società con allenatori, preparatori, adesso si è aggiunto il direttore Francesco Marini, a un livello nazionale. Perciò si è costruito, ci hanno creduto. Poi con l'arrivo di Borracci, che ricordiamo Borracci è stato un nazionale a livelli veramente importanti e mondiali, ha fatto dei campionati del mondo, insomma. E poi si è aggiunto Francesco, però quello che voglio dire io, Renato, che questa società ci ha creduto, ha fatto una famiglia,
perché ha fatto gruppo. Sì, assolutamente. E i risultati poi... E ovunque vanno, io ti ricordo che anche nella Federazione Italiana Parolimpica noi abbiamo Gian Vittorio Longo, che è un consigliere nazionale della Parolimpico, nonché primatista europeo. Allora, cioè, noi abbiamo avuto anche il piacere di avere l'allenatore Massimo Borracci nei nostri studi e io colgo l'occasione, visto che ci sono le due allievi di questo meraviglioso allenatore, di chiedere anche qualcosa sul nostro mister che sicuramente ci starà seguendo adesso da casa. Allora, diciamole, tanto siamo pochi intimi, un difetto e un pregio di questo allenatore, lo faccio dire a tutte e due, ogni tanto mi piace tirare fuori queste cose con le allieve, con i calciatori, con chiunque viene nei nostri studi. Comincia proprio tu, dai. Prima il difetto e poi il pregio. Allora, come pregi ne ha tanti il nostro allenatore Massimo, anche perché nessuno è perfetto, avrà anche lui i suoi difetti, ma ha comunque tante... Non so, dici un difetto, no? Uno difetto. Allora, in molte cose è diretto anche nelle cose più brutte, ciò è giusto perché così ci possiamo migliorare nelle cose in cui veniamo, diciamo così, peggio di molte altre. E invece altri difetti penso che possa dirli la mia compagna Maria Francesca, e di pregi ha tanti pregi, nel senso che ci trasmette molta, molta forza, molto coraggio, soprattutto determinazione, perché è sempre stata una persona determinata, non siamo mai stati scoraggiati nella sua presenza e comunque siamo qua grazie a lui. Comunque voglio dire una cosa a voi due, è tutto un pregio, perché un domani, quando sarete campionesse, me lo auguro, di vedervi nelle più grosse vasche a livello nazionale, anche se avete gareggiato già a Riccione, siamo stati insieme a Pescara, a Roma, siamo stati un po' in giro con questi ragazzi. Il più grande vostro pregio che c'è Borracci, che avete voi, che un domani potrete dire: a me mi ha allenato Massimo Borracci. Cioè, tu stai parlando di un'icona del nuoto a livello mondiale. Cioè, non è di tutti, ragazzi. D'altra parte, se non ci fosse stato lui, probabilmente lei non sarebbe arrivata con questi risultati qui. Preparare... Appunto, e quindi su questo non abbiamo dubbi. I difetti, però, vogliamo sentire anche lei. Beh, certo. Allora, noi siamo già felici di avere un allenatore come lui, che, come sappiamo, è un ex campione italiano. Diciamo, pregi è che è molto bravo, come ha detto la mia compagna, diretto a dire le cose, che ci sta facendo crescere man mano nel tempo nel nostro percorso. E di difetti diciamo che quasi nessuno, dai, perché comunque è bravo. Vabbè, tanto ti fa notare lo stesso. Appunto, quello. De bugiarda, no, stiamo allora, scherzando. Vabbè, torneremo da te perché io voglio sentire Francesco Marino adesso, anche perché stiamo parlando di Arvalia Nuoto, che sicuramente in questi ultimi mesi, e da quando è arrivato il nostro Francesco, non facciamo una sviolinata perché non è nostra consuetudine, noi diciamo quello che che riusciamo a vedere e poi sono i fatti che parlano. Ha fatto veramente un notevole salto di qualità per la professionalità di Francesco, che si è dedicato veramente anima e corpo. Pensate, doveva essere anche l'opinionista di questa nostra trasmissione, non è venuto perché si deve dedicare interamente all'Arvalia. No, lui è una persona molto onesta. Io lo conosco bene ormai perché ci frequentiamo, io sono stato, diciamo, quello che l'ha portato da Roma qua, no? Io ti ricordo che lui ha diretto le più grosse strutture a livello nazionale di nuoto, è stato Fiamme Oro, è stato atleta, io l'ho conosciuto in una palestra, in una piscina in di Roma, dove si allenavano tutti i campioni olimpionici. È uno che ha fatto una scelta difficile per venire qua, anche se è lametino, ricordiamo. Certo che è lametino, come no? Francesco, con una presentazione del genere penso che ce ne possiamo andare. Ormai... A me piace, guarda, a me piace parlare di loro due e approfitto di salutare Massimo, che sicuramente ci starà vedendo, quindi un saluto a Massimo. Ma loro due, che sono una rappresentanza di 7 ragazze, perché domenica noi ci siamo presentate con la squadra femminile di 7 ragazze, di tutte le categorie. Questo vuol dire che prendevano nella fattispecie della categoria tante ragazze di anni di nascita diversi. Questa coppa era difficilissima. Massimo ci teneva, ma soprattutto ci teneva per loro. E
A me piace ricordare, è vero, Maria Francesca e Cristina, ci ricordiamo di Benedetta, ci ricordiamo di Aurora Furci, ci ricordiamo che sono atlete assolutamente. Sì, adesso mi scorderò di qualcuna, però loro sono una squadra molto forte. Noi ci abbiamo loro due. Cristina nell'ultimo periodo ha fatto uno sviluppo tecnico molto, ma molto deciso. Fare gli 800 a stile libero sulla vasca corta è un'impresa non indifferente, dove se non c'è una preparazione non si va da nessuna parte. E, mentre invece Maria Francesca, per quanto riguarda il delfino, se voi guardate una gara di Maria Francesca sul delfino, lei esprime forza, potenza e precisione. Poi sulla rana stendiamo un velo che così è così, però loro rappresentano bene una squadra femminile ben guidata da un allenatore, come diceva giustamente Giovanni, competente, preparato, che sa gli obiettivi da raggiungere. A me piace parlare di loro. Sì, torneremo a parlare anche di nuoto, però Giovanni, ti sei dimenticato una cosa questa sera. Vediamo se ci arrivi o se te lo devo ricordare io. Con Vincenzo dopo. Sì, con Vincenzo parlerai, però io voglio sapere anche sui social se ci stanno seguendo. Tu non c'hai il... puoi saperlo anche attraverso il tuo, quello che stai guardando. Se ci stanno seguendo tantissime persone. Però ricordo che la televisione è fondamentale. Assolutamente, però io ogni tanto voglio sapere se qualcuno vuole intervenire, vuole dire qualcosa. Intanto io ritorno a Vincenzo, che tu preferisci, che questa sera hai evidentemente conosciuto per la prima volta, e quindi, anche se lo vedi tutte le domeniche... No, Renato, hai ragione, perché vederli in campo ti danno un'altra impressione, li vedi più uomini, più, diciamo, più atletici, e non ti fai, diciamo, l'opinione della persona, no? Lo vedi atleticamente. Quando lo conosci personalmente. È un pregio dell'FC Lamezia che fino adesso, devo dire, ho conosciuto tutti i ragazzi di un'educazione, di un perbenismo, di una preparazione, e questo gli fa onore. E poi tutti i ragazzi che, diciamo, vengono da settori giovanili importanti. E infatti, se mi consenti, io voglio leggi a memoria, per favore. Di Vincenzo abbiamo queste poche notizie, lui è giovanissimo, abbiamo appena detto 19 anni, però con un curriculum, nonostante tutto, che è importante. Vincenzo Miliziano, conosciuto, anzi cresciuto nel calcio Sicilia, ma poi ha fatto esperienza per 5 anni nel Palermo, pensate, targato Zamparini. Chi non si ricorda il presidente del Palermo, Zamparini? Era un folle, giusto? Adesso ce lo dirà lui se era folle. E successivamente per 2 stagioni ha giocato negli allievi regionali del Ribolla, per poi approdare in eccellenza con il CUS Palermo, dove ha collezionato 25 presenze. Attualmente, da un anno e qualcosa, quanti sono che ti trovi alla Lamezia? Dall'anno scorso. Un ragazzo come Vincenzo, sì. No? Che viene da un settore giovanile di Palermo, importante, lo sappiamo tutti. Sì. Però è uno, lui è bravissimo, un terzino veramente, te l'ho sempre detto, quel ragazzo è veramente bravo. Adesso ti sembra più simpatico perché l'ho conosciuto di persona, di presenza. No? Vedi, lui, se tu pensi, ha fatto quello che dovrebbero fare tutti i calciatori, e sicuramente lui andrà avanti. Cioè, è partito dal Palermo e si è fatto le categorie dove si soffre il calcio, dove si danno veramente, si sente proprio il calcio, come si può dire, francese, il calcio uomo, il calcio maschio, le sofferenze. E secondo me lui, avendo fatto questo curriculum, diciamo, di squadre, partire dal Palermo e farsi tutte queste categorie inferiore, secondo me lui ha tutte le possibilità di fare il salto di qualità se fa bene alla mesa, perché è un grande calciatore. Assolutamente sì. È bravissimo in difesa. Allora io, mentre tu puoi andare a prendere se vuoi, perché dalla regia mi sembra che abbiano passato il coso per leggere il tablet, sì, o stanno caricando. Io dico no, il tablet è una cosa privata. C'è Giovanni Mazzei, che se facciamo. Tu non puoi toccare il mi meraviglia che ancora. Vabbè, te la perdono.
Allora, no, io volevo invece... Aspetta che lo mandiamo un filmato e lo vado a prendere. Sì, va bene, appena mandiamo, lo mandiamo subito adesso dopo aver chiesto queste curiosità al nostro Vincenzo. Noi non prepariamo niente se non i vostri curriculum, perché li dobbiamo anche dire. Poi per il resto, così sia io che Giovanni, come vedi, facciamo le domande. Ma mi viene una curiosità adesso, con Vincenzo ti metterò in difficoltà, te lo dico prima. Allora, Erra, Tonilio, Campilongo. Allora, parlami di questi tre allenatori. Così come le hai vissute, così come ti sei trovato, anche se con Campilongo è appena una settimana. Allora, cominciamo da Erra. Intanto io inizierei da Dottor Nilio, perché è quello che conosco da più tempo, perché già l'anno scorso, quando giocavo nella Vigor, faceva il secondo allenatore appunto a Vargas, quindi è un allenatore che conosco da più tempo, quindi ho un rapporto un po' più intimo, perché appunto lo abbiamo... È il più giovane dei tre, abbiamo detto poi. Ecco, è più vicino a te, esatto. L'età, diciamo, nel senso che è più giovane dei tre allenatori. Certo. E quindi appunto con lui posso dire qualcosina in più, perché lo conosco da un annetto. E quindi mi sono trovato veramente, veramente bene. Con lui la squadra ha raggiunto degli ottimi risultati, perché appunto siamo riusciti a fare quel filotto di vittorie consecutive, sia in casa che fuori casa, appunto ne abbiamo fatte 6. Poi riguardo a Erra, l'abbiamo vissuto nel periodo del ritiro, quando siamo andati in Toscana a Montecatini, e quindi lì veramente conosci un allenatore a 360 gradi. E abbiamo affrontato con lui le prime giornate, dove anche lì, vabbè, abbiamo fatto qualche passo falso col Castroviller e con la Gelbison, prima che la società prendesse appunto la decisione di cambiarlo e lasciare Tonilio, che gli faceva appunto da secondo. E invece con il mister Campilongo lo conosco da una settimana, sì, infatti, però vedendo il curriculum del mister, ha una grande esperienza e spero possiamo fare bene con lui e raggiungere l'obiettivo che la società ci ha prefissato, appunto. Quindi possiamo guardare al futuro con tanta... Sì, tu sei uno degli under, sei un ragazzino, 19 anni, e dico sempre che sei veramente bravo a fare il tuo ruolo, ma secondo te, nel cambio di un allenatore, no, così, giusto se mi vuoi rispondere, certo, quanto incide i calciatori con una certa esperienza di 30-35 anni nella decisione di un cambio allenatore? Secondo me la decisione appunto di un... Fanno gruppi più grandi, cioè, capito come voglio dire? Secondo me, appunto, come dicevo, la scelta del cambiare magari un allenatore dipende interamente dalla società e da come il bene che vuole appunto della squadra. Quindi noi giocatori dobbiamo fare appunto il nostro mestiere in campo, siamo pagati appunto per quello, perché vogliamo giocare, abbiamo la passione. Sappiamo nella storia che le società, quando ci sono i gruppi più importanti, i nomi più famosi, di solito fanno la loro parte, no? Nel senso che hanno una certa autorità per l'esperienza, per il calcio vissuto. Sì, sicuramente. Perciò decidono in un certo senso, in una percentuale, il cambio dell'allenatore. Nel nostro caso, come ha detto lei, abbiamo appunto giocatori importanti che hanno fatto categorie superiori, quindi è normale che loro si vanno a confrontare con l'allenatore, magari, però appunto la decisione di un cambio di questo tipo dipende da come la vede la società, appunto. Penso hai risposto elegantemente. No, ma penso di essere non ci credo, ma ha risposto elegantemente. In sintonia con Vincenzo, perché non credo che poi i giocatori possano determinare il licenziamento di un allenatore. Allora, questo devo controllare. Tu hai giocato a calcio. Non mi dire, stiamo parlando non dell'FC Lamezia, per l'amor di Dio. Non mi dire che ci sono dei calciatori che decidono, fanno, diciamo, si fanno il gruppo per fare fuori un allenatore. È stato il calcio così, Renato. No, non stai parlando bene dei giocatori.
laddove succede, non stai parlando bene dei giocatori. No, non parlo, perché fanno il gruppo. Ci sono dei calciatori con una certa maturità, una certa esperienza, che fanno gruppo e ti fanno fuori l'allenatore. Non è il caso delle FC Lamezia, ripeto. Sì, sì. Vabbè, allora basta, non dico più niente. Non è successo nelle FC Lamezia. Allora, perfetto, pensavo che eri legato a questo discorso, quindi hai detto che non era questa. No, non c'entra niente l'FC Lamezia, chiusa qui. Allora, passiamo al nostro Pietro, che ci farà sentire le interviste curate appunto da Giovanni Mazzei negli spogliatoi, così abbiamo più contezza di come la pensano appunto i mister per quella che è stata la partita di ieri, che purtroppo, ripeto ancora una volta, ci ha visto perdere a Trapani 2-0. Vai Pietro, grazie. Io ho visto la tipica partita di una squadra e due squadre che, di questo campionato, naturalmente con una difficoltà contro questa squadra che molto molto si è espressa sulla forza fisica, sulla forza del Trapani, sulla fisicità e forse anche da parte nostra una mancanza di uomini, ma questo purtroppo lo sapevamo. Non è che io in 3-4 giorni avessi potuto avere la bacchetta magica e poter fare dei miracoli. Abbiamo cercato di contrastare quello che oggi era la forza del Trapani. Sapevamo che questa squadra ha una forza fisica, stava bene fisicamente, a questi esterni di qualità, però siamo partiti bene oggi, perché nei primi 20 minuti abbiamo fatto bene, sembrava una squadra che avesse qualcosa in più sotto l'aspetto anche mentale. Poi appena abbiamo avuto le prime difficoltà, le prime avvisaglie, le prime difficoltà nell'andare a chiudere, abbiamo avuto qualche ripartenza, abbiamo sbagliato qualche uscita, abbiamo preso ripartenza, la squadra ha smesso di giocare, ha smesso di essere più corta, essere più cattiva, si è cominciato a sfilacciare e questo poi il Trapani ci ha creato qualche difficoltà. No, io mi aspettavo il Trapani, conosco anche la qualità di Morgia, che fa giocare bene le sue squadre, quindi mi aspettavo questa qualità sugli esterni. Mi aspettavo questa qualità, questa forza, più che altro la forza fisica in mezzo al campo, dove abbiamo perso tutti i duelli, abbiamo perso sulle seconde palle. Io quello che dico oggi alla mia squadra è quella che non si deve abbattere, non sapevamo delle difficoltà. E io conosco solo un modo per uscire da questo momento un po' negativo, è quello di lavorare, parlare poco e pedalare. E adesso abbiamo questa partita mercoledì che ci permette subito di azzerare quello che abbiamo fatto oggi e abbiamo sbagliato oggi, e poi abbiamo una bella due settimane da poter lavorare e mettere a posto questa squadra. Però io devo anche dire che la mia squadra oggi mancavano 7-8 giocatori di grande di fisicità, di grande qualità. Ci mancava Corabi, ci mancava Salandria, abbiamo perso Maimone per squalifica. Ho perso Provazza in nottata, che ha avuto problemi intestinali. E quindi abbiamo avuto una settimana un po' particolare, ho lavorato solo 3 giorni. Ma questo non ci deve comunque far abbattere, perché oggi abbiamo perso 2-0 e abbiamo perso contro una squadra che sa giocare a calcio, è allenata bene e ci ha messo, t'ho detto, in difficoltà. Mi aspettavo che dopo 20 minuti la squadra non si perdesse in certe situazioni, invece appena abbiamo subito 2-3 situazioni, abbiamo subito il rigore, la squadra si è sciolta. Quindi questo vuol dire che questa squadra ha bisogno di avere giocatori di personalità in mezzo al campo, ha bisogno di avere giocatori cattivi, perché oggi non siamo stati nemmeno quello, abbiamo perso quasi tutti i duelli, quindi ho dovuto adattare anche Bezzone in mezzo al campo, i Trincali, abbiamo giocato con 6 under, quindi questo ti fa capire in questo momento le difficoltà. Ma io però in queste difficoltà oggi ci sono entrato e ci devo
cioè, e le devo sicuramente mettere a posto. Bene, ringraziamo per questa sintesi che ci ha dato ancora più contezza di quello che evidentemente è stata la partita di Trapani. La lasciamo un po' da parte e io ritorno al basket con il nostro avvocato Gennaro per ricordare che nel curriculum che abbiamo appena detto del nostro avvocato, lui ha giocato nel basketball di Lamezia Terme, l'attuale società che mi pare giochi in Serie C Gold, è sì, così? Sì. Allora, può essere questa vostra nuova associazione, questa vostra nuova società da serbatoio per questa basketball Serie C, oppure siete in netto contrasto? Io non so niente, faccio la domanda così giusto per capire. No, diciamo che il basketball Lamezia, che diciamo ancora prima la Virtus Lamezia, insomma, che è stata l'altra società con cui per tanti anni abbiamo fatto il campionato di Serie C1 nazionale, che ricordiamo era un campionato interregionale che andava dalla Campania fino a Sicilia, Basilicata, Puglia. È stato un capitolo importante della mia storia cestistica come giocatore, perché appunto, ripeto, ho giocato fino a 2018, quindi fino a 42 anni, quindi anche in età abbastanza avanzata. Bravo, bravo. Quindi raggiunto la promozione in Serie B, poi diciamo questa situazione nostra, questa nuova associazione è stato, come possiamo dire, si è chiuso un capitolo, diciamo così. Abbiamo deciso di aprire un capitolo nostro insieme a Massimo e a Giuseppe, con le nostre idee, con i nostri obiettivi, che sono quelli appunto poi un giorno magari di poter anche sicuramente con ragazzi, però ecco, l'idea è quella, cioè partire dal basso per poter poi arrivare ad avere una squadra senior dove la facciamo da padrone gli atleti locali, magari con qualche innesto sì di qualcuno che possa anche essere, voglio dire, non per forza del posto, però l'idea nostra è quella di creare una realtà che si autosostiene, perché appunto è fatta nella maggior parte da ragazzi del posto, quindi da ragazzi della società, da ragazzi diciamo nostri. Quando pensate di poter cominciare ad allestire una squadra che possa fare un campionato? Beh, considerando che sì, siamo nati già da, abbiamo compiuto diciamo così 3 anni a novembre, però di fatto di attività abbiamo fatto mesi, possiamo dire, perché per i continui stop del Covid, delle situazioni e strutture che ci sono state appunto in quel periodo lì in cui siamo nati, cioè inagibilità del palazzetto e tante altre cose. Quindi possiamo dire che questo è il nostro vero primo anno, cioè noi a settembre abbiamo riaperto i corsi, il primo vero storico, si spera anche costante, vista la situazione Covid che c'è nuovamente, e il nostro primo corso storico abbiamo aperto a settembre di quest'anno al Parco Peppino Impastato, siamo lì ogni mercoledì e venerdì dalle 17 in poi. L'idea è quella di, nel giro di 4-5 anni, di riuscire magari a fare un campionato che sia di, non so, di Serie D, però con gli atleti che noi stiamo appunto ecco da formando, portarli tra 4-5 anni a poter fare un campionato senior sarebbe il nostro sogno. Perdonami, l'età media di quelli che state cercando di formare? Beh, abbiamo dei gruppi che partono dai 5 anni, quindi abbiamo il gruppo dei Pulcini, si chiama proprio Pulcini Ballerini, esatto, che è il primo anno utile per cui si può insomma tesserare un ragazzo per fare attività di mini basket. Fino a, abbiamo un gruppo anche già tipo under 13 e under 14, quindi dai 5 ai 13-14 sono. Esatto, fino ai 13. Sono prevalentemente tutti maschietti o ci sono anche le femminucce? Perdoni. Allora, diciamo che quest'anno la cosa che ci ha lasciato veramente orgogliosi e che ci ha entusiasmato tanto è quello. Uno, il fatto dell'aumento in maniera esponenziale degli iscritti. Cioè siamo quasi arrivati a un centinaio di iscritti da settembre. Quindi abbiamo triplicato i numeri che avevamo, ma la cosa anche buona è che si è praticamente creato già un gruppo anche femminile. Abbiamo diverse, tantissime ragazzine quest'anno che si sono iscritte proprio perché molte volte il basket femminile è a breve durata, perché poi praticamente non c'è lo sbocco nei campionati, che magari crescono, arrivano a giocare sempre con i maschi perché sono squadre miste e poi a un certo punto si bloccano. Quindi invece la nostra idea è proprio quella di poter dare anche un futuro oltre quelli che sono i 12-13 anni, poter permettere anche loro di fare attività perfetto di pallacanestro. Sì, vediamo, allora, sono arrivati i primi messaggi. C'è Michele da Lamezia che dice questo: uno dei problemi della Lamezia è l'ansia del risultato e così alle prime difficoltà la squadra non è lucida. Questo è il pensiero di Michele. Vediamo se ci sono altri poi pensierini. Poi abbiamo
Vi ricordo che i tifosi FC non ha, non è, ah, vi ricordo che i tifosi dell'FC non ne ha, ufficialmente non ha tifosi. E quelli che noi abbiamo visto, che sono? Come li chiamano? Come no, si chiamano? Tifosi che stanno apprezzando. Forse avete cambiato il nome? No, no, stanno apprezzando. No, no, vabbè, è un pensiero del nostro, no, noi ne abbiamo visto del nostro telespettatore. Però io devo fare i complimenti, vai, perché io le dico tutte, alla sì, società che in poche settimane sta portando una bella tifoseria di nuove generazioni allo stadio. E questa è veramente una cosa positivissima. L'abbiamo detto anche altre volte e lo confermiamo ancora adesso. Giusto? Nonostante quello che pensa questo telespettatore, noi rispettiamo comunque quello che ognuno dice. Allora, volevo far notare a tutti gli atleti, a tutti gli attenti giornalisti, che la palla è uscita a fondo campo nel primo gol. Le immagini sono chiare, modestamente il Trapani ha meritato comunque complimenti. Ah, un'osservazione, questo, un'osservazione del tifoso, un telespettatore che sta seguendo e che ha voluto dire la sua e che noi accettiamo. Allora, man mano che arrivano gli altri, io... Allora, poi c'è, sì, c'è ciao Cristina, forse per una di voi. Sì, so, certo, sono loro, come no. Ciao Cristina, dice, con tante A, in bocca al lupo, un abbraccio a Greta, non sappiamo chi è, però. Ciao Vincenzo, sei bellissimo. Dice a te non l'hanno detto, non me l'hanno fatto, però i protagonisti sono loro, però possono anche dire a te che sei certo, io sono affascinante, io lo dico, non hai capito, io ho i capelli, tu non ce l'hai, e questa è la differenza tra me e vabbè, scherzo. Vabbè. Okay. No, io volevo dare, no, cioè, che no, volevo dire una tua fan si chiama Greta, non so l'età, però ho visto che c'è tante fans. Ah. Quindi posso per un attimo, mentre tu trovi gli altri, sì. Anche vorrei parlare anche dei campionati minori. Quindi andiamo in promozione, dove c'è il pareggio in casa della Promosport. Era un incontro al vertice, erano prima e seconda. Finisce 2-2 contro il Rende, che appunto era la seconda forza del campionato. Le altre squadre che sono sempre nel circondario... Cutro Atletico Maida finisce 1-0 e la Garibaldina, ahimè, perde in casa con la Juvenila Roseto 0-1. Poi andiamo in questa prima categoria, dove brillantemente vengono fuori le due squadre lametine con risultati che li vedono vincenti. Praticamente la Vigor 1919 con Nicotera 5-1, mentre il San Biase Calcio 1923 va a vincere addirittura 3-2 a Pizzo, con Real Pizzo. Detto questo, io voglio parlare anche del calcio femminile, il calcio femminile che assolutamente vede questa Royal Team come squadra importante di Lamezia Terme, che fa un risultato eclatante in quel di Grottaglie, addirittura va a vincere praticamente per 4-3, e noi mi pare che se Pietro mi dà conferma dovremmo avere delle immagini che ci regala appunto i gol di questa, ci regalano appunto i gol di questa Royal Team in quel di Grottaglie. Vediamo un po' se riusciamo anche a fare qualche commento, perché abbiamo solo le immagini. Possiamo partire, Pietro, ci tentiamo, vediamo un po' quello che esce fuori, grazie. Eh sì, vediamo un po' se ci riusciamo, se Pietro dalla regia ci fa avere... Eccole qua, queste sono le immagini, sono appena arrivate, si riferiscono alla partita appunto. Quanto che vede 4-3, ci sono praticamente 7 gol che noi vedremo attraverso queste immagini, però la cosa che mi fa più piacere è dire, quella ragazza che hai appena visto, la Ferreira, ti ricordi, è stata ospite qui da noi nei nostri studi, riesce a realizzare addirittura in questa partita, mi sembra, almeno 2 gol. Quindi ancora una volta, mo dice Renato, lo dirà sicuramente, noi portiamo bene, perché chi viene ma qua... Ma questo è vero, se tu pensi che lunedì scorso abbiamo avuto il portiere, sì, e ha parato un rigore, io dico che è un bravissimo portiere, assolutamente, veramente bravo, quello che mai è bravo veramente, complimenti. Ma anche chi è venuto precedentemente hanno fatto i gol qua. Assolutamente sì, vabbè, ma noi confermiamo che vogliamo il bene di tutte le squadre lametine, che siano però ritornando al Royal Team, caro Renato, io devo fare sempre degli apprezzamenti tecnicamente.
questo allenatore che c'è quest'anno è molto preparato. Sì, 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 è bravissimo. Ha fatto un acquisto ottimo la dirigenza, Nicola Mazzocca, per quanto riguarda questa atleta attaccante brasiliana. Brasiliana. È veramente molto forte, è ritenuta una delle più forti d'Italia. Ha giocato in nazionale in Brasile. Sì, no, ha giocato in nazionale e poi Renà sta facendo un campionato veramente con pochi... con molti sacrifici, con poche risorse, arrivare adesso in seconda in classifica, con un certo distacco dalla terza, domenica ha vinto Danilo. Assolutamente, vinto sì, assolutamente sì. Perciò assolutamente è una squadra che merita tutti gli apprezzamenti che ci stiamo facendo, perché devo dire che sta facendo molto bene, sta dando molta soddisfazione alle nostre città. E io ancora una volta mi aggiungo ai complimenti che stai facendo tu per dare forza al nostro presidente Nicola Mazzocca, che è veramente un presidente che sta portando avanti questo percorso di squadra femminile a 5 ormai da parecchi anni, lo sta facendo sempre con enormi sacrifici ma anche con grandi risultati, con grandi soddisfazioni. E quindi io spero che andando in avanti ancora una volta, il distacco mi sembra tra la prima e la seconda, perché l'Irpinia si trova al primo posto con 28 punti mentre la nostra Royal Team è a 27, quindi sono solo ad un quelle punto. Sono tutte squadre blasonate credo proprio di sì, della Serie A, credo proprio di sì. E quindi noi vorremmo poter veramente augurare a questa magnifica realtà lanetina, che è la Royal Team di calcio 5 femminile, di poter raggiungere veramente altri successi, e chissà che un domani non si possa veramente ritornare in questa meravigliosa Serie A dove loro sono già stati qualche anno fa, dove hanno effettivamente portato avanti il nome della nostra magnifica Lamezia. Ecco, qua c'è stato il cartellino rosso che purtroppo ha visto uscire fuori una delle giocatrici del Royal Team, ma nonostante tutto questo, pensa, la Royal Team giocando anche con un uomo, una donna in meno, in questo caso femminile, sono riusciti a portare a casa il risultato 4-3 in quel di Grottaglie, dove non era facile veramente. Ecco, qua c'è il finale di partita. Era la partita più attenzionata. Penso proprio di sì, ed è stato veramente un successo per la squadra del nostro presidente Nicola Mazzocca. Ancora una volta noi ci complimentiamo, abbiamo mandato le immagini e io credo che più in là nel tempo con il nostro presidente Nicola Mazzocca si possa organizzare un po' meglio anche questa situazione delle immagini e delle riprese, perché la Royal Team, questa squadra di Lamezia, merita attenzione, e noi lo facciamo con tutte le squadre che, così come la Royal Team, si mettono in evidenza. Un'altra squadra che sta facendo molto bene anche di calcio a 5, però è maschile questa, è sicuramente l'Ecosystem Lamezia Soccer, che impatta 1-1 in casa contro il Masca Lucia, però restando sempre prima in classifica. E anche di questa partita noi abbiamo le immagini che il nostro Pietro mi passa immediatamente, così abbiamo chiuso con i due con le due discipline, calcio a 5 maschile e calcio a 5 femminile. In questo caso parte quella maschile. Grazie Pietro. De Masi, De Masi, le finte De Masi in mezzo a due. Sulla palla c'è incespicato sopra Marletta, davanti alla porta, riesce a servire il compagno, il numero 22, e passa in vantaggio la formazione ospite. Ancora Ecosystem in possesso palla, Mantuano va al tiro di prima intenzione. Posano va alla battuta, la respinta. Badamia si accentra, la conclusione, la respinta, e poi non riesce Barbosa a spingere il pallone dentro. La palla è dall'altra parte per la conclusione. Barbosa sulla ripartenza, Cosano mette fuori. De Masi, Coco, la conclusione e la grande risposta di Rapisarda.
De Masi, la puntata alta. Vediamo, parte De Masi, la conclusione ribattuta quasi sulla linea dal giocatore del Padamia, dietro per Montesanti, no, troppo debole il tiro. Caffa, ancora Caffa, la conclusione con palla che attraversa lo specchio della porta. Finisce qua il primo tempo sul punteggio di 1-0 per la formazione. Inizia in questo istante il secondo tempo. Regner, la conclusione, la respinta con i piedi del portiere Rapisarda. Barbosa pronto alla battuta, mette in mezzo il gol del pareggio della formazione lametina. Marletta si accentra, va alla conclusione, la respinta ancora Barbosa. Mantuano, anticipo dietro per la conclusione di Nicolosi, toccata di ritorno di De Masi, che poi riesce a conquistare palla, va al tiro alto, allarga Caffarelli, De Masi, anticipo di Nicolosi su Regner che è rimasto troppo fermo. Ora la conclusione di Gagliardi, out. Marletta ha saltato Padamia, Marletta, palla messa in mezzo, Nicolosi, schiafallo. Bosa dietro per De Masi, l'imbucata per Regner davanti al portiere, non riesce a deviare, ora Nicolosi, out. Cerca di saltare l'avversario in velocità, la sua conclusione, la ribattuta, Regner, la conclusione, ancora Mascalucia, ancora palla per Longo che colpisce la traversa, Longo ancora, palla dietro per Nicolosi che cerca il tiro, De Masi sulla sinistra, palla per Barbosa, la conclusione al volo, due volte. Tentato il tiro al volo, ora il passaggio per Padamia, lo chiude Rapisarda davanti alla porta. Palla scodellata fuori, la conclusione al volo e la parata. L'anticipo di Cosano, la conclusione, la parata di Pardal. Calcio d'angolo fuori per Nicolosi, questa volta scodellata fuori per Nicolosi. E ancora una rovesciata messa in angolo da Pardal. Mette il quinto uomo la formazione lametina, la partita è finita praticamente, all'angolo, palla messa dentro da Mantuano e per poco non c'è l'autorete, mette in mezzo Barbosa, ancora calcio d'angolo, partita praticamente finita, l'ultima occasione, la respinta del portiere e finisce qua, primo pareggio interno per la formazione lametina. Bene, ringraziamo sicuramente Tonino Scalise per la sintesi di questa partita e andiamo col nostro Giovanni che mi pare allora, abbia dei messaggi sì, da darci. C'è un commento fatto da Domenico che dice: mercoledì 22 ci sarà al Diporto la San Cataldese, che è la squadra più in forma del momento, con 17 punti nelle ultime 7 giornate. Viste le due sconfitte consecutive, l'unico risultato deve essere quello della vittoria, in quanto non possiamo permetterci il lusso di perdere altri punti in classifica, dato che la squadra è stata costruita per vincere il campionato. Grazie Domenico. Questo è un commento che... Sì. E poi continua Domenico che dice: volevo ricordare a Renato... Sì, ho sbagliato. Che se un giocatore di calcio a 5 viene espulso non può essere sostituito da un altro giocatore dopo 2 minuti il gioco dell'espulsione. Domenico, vabbè, ma bisogna capire, non è che non possiamo capire tutti gli sport. No, ha fatto bene a sottolineare questa cosa e noi apprendiamo e accettiamo tutti quelli che poi sono i suggerimenti di chi ci guarda. Vediamo qua cosa dicono. Meno male che c'è l'AI in porta. Non dico altro, in queste 6 vittorie con l'allenatore Tonelio
il 60% non ha vinto la squadra, ma il portiere, dice al nostro portiere. E la Lamezia Terme ha fame di risultati, forse i giocatori sono trattati troppo bene, dice quest'altro nostro telespettatore. Secondo me il mister Compilongo negli spogliatori deve parlare, ha descritto qualcosa in dialetto che non riesco a leggere, spiegategli in italiano cos'è, c'è troppo effetto signorina in campo, dice questo nostro telespettatore, che c'è, diciamo, fa delle signorine in campo, ecco. Dice questo, no? Non credo proprio. Ma io non credo neanche. Vincenzo, cosa risponde a questo telespettatore? Vabbè, questa è una visione che appunto a lui ed è personale. Noi scendiamo in campo per fare il risultato e per vincere le partite. Quando, infatti, lo dicono i punti che abbiamo in classifica. Assolutamente. Qualche poi altra c'è cosa? Per Gennaro, riduce, sì, giusto, certo. Avvocato. Gennaro Rubino, simbolo dello sport lametino, prima sul campo e ora grazie alla gestisca Lamezia. Ripartire dai giovani è fondamentale per un futuro sostenibile e duraturo. In bocca al lupo. Vediamo cosa c'è altro. Andiamo a vedere. Allora, intanto io andrei su queste due meravigliose ragazze che hanno sicuramente dei progetti futuri per quello che è il nuoto qui alla nostra Lamezia Terme, e i risultati che già hanno cominciato a dare ci fa sicuramente sperare bene per il futuro. Quali sono i vostri progetti futuri? Allora, in programma abbiamo, soprattutto il nostro allenatore aspetta grandi risultati da noi, ha grandi aspettative, soprattutto che la maggior parte di noi possano arrivare agli italiani di nuoto invernale che si svolgeranno a Riccione. Stiamo cercando soprattutto di abbassare i nostri tempi, di raggiungere ogni gara il nostro miglior tempo e comunque poter arrivare a questo traguardo che è a un livello molto alto nelle prestazioni di nuoto, anche perché ci sono anche campioni che hanno partecipato a delle gare molto importanti a livello internazionale, ma soprattutto ancora non abbiamo in programma per in futuro cosa fare, ma soprattutto arrivare ai piani più alti, diciamo così, perché abbiamo un allenatore forte che penso proprio ci farà arrivare a livelli molto alti, che poi vedremo. Cosa aggiungi a quello che ha appena detto la tua collega? Allora, sicuramente, come ha detto la mia compagna, adesso stiamo cercando di abbassare questi tempi per fare gli italiani a Riccione, ma sicuramente nel futuro continueremo questo percorso nel nuoto, vedendo tutte queste aspettative, siccome siamo molto bravi grazie a questo allenatore, niente. Francesco, tu che sei ormai qui a Lamezia, ci sei da qualche mese, lo abbiamo già anticipato, Lamezia che cosa offre praticamente per quello che riguarda la piscina che tu dirigi, per i giovani che vogliono approcciarsi a questa disciplina? Ma guarda, la nostra società sta mettendo in campo tante iniziative per cercare di far conoscere la nostra realtà, che ahimè questa realtà non è molto conosciuta, e quindi noi ci stiamo adoperando tutti quanti per far sì che la popolazione, i ragazzi, i giovani si possono avvicinare. E il richiamo migliore sono loro. Cioè la prima squadra, la squadra che dà valore, dà significato a tutto quello che è il settore giovanile. Loro fanno da traino, perché comunque i bambini, quelli della scuola nuoto, quando vengono lì in piscina, vendono le coppe che loro vincono. E voglio ricordare, questo mi piace ricordarlo, che ieri sì, è vero, la prima squadra era impegnata a Cosenza, però nella nostra struttura, Lamezia, c'era un campionato di un ente promozionale dello sport che si chiama ASI, che dove ci siamo confrontati, dove si sono confrontate le migliori scuole nuoto di tante società della regione Calabria. E noi siamo risultati secondi. Quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che la promozione che noi mettiamo in campo fa sì che ci sia poi una risposta da parte della popolazione.
Il nostro progetto è esattamente questo. Le risposte sono buone e l'invito che noi facciamo, io, le ragazze, la società, il presidente, l'allenatore, gli istruttori, è quello di venirci a visitare, di provare quello che può fare l'acqua. E mi piace sempre ricordare che l'acqua è uno sport complementare a tutti gli sport, tutti, dal calcio al basket, al tennis, all'atletica. Molti calciatori, quando io sono stato a Roma, molti calciatori venivano in piscina per nuotare, per cercare di fare fisioterapia, per cercare di rilassarsi, perché non è solo e soltanto un effetto benefico sul corpo, ma è un effetto benefico anche sulla mente. Questo è il messaggio che voglio dare, l'esperienza che voglio infondere nei lametini. Mi piace ricordare che io sono lametino, certo. E quindi questo ne sono orgoglioso. E quindi colgo l'occasione. La società Arvale a Nuoto la rappresento in questo momento, ma nelle persone del presidente Simone Bernardini, del presidente Carmen Mazzei, del nostro allenatore, di tutto lo staff, la segreteria, gli assistenti, colgono l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale, di augurare buone feste a tutti e tutti i lametini. Perfetto, grazie. Grazie al nostro Francesco. Io do altri due risultati perché andiamo anche a toccare il volley. Lo facciamo sicuramente con la Raffaele Lamezia, con la Serie B maschile che purtroppo, ahimè, perde in trasferta a Bronte con l'Aquila Bronte per 3-7-2. Per quanto riguarda invece la volley femminile, il derby in famiglia in casa Raffaele tra la Raffaele Lamezia e Salumi della Corte, che vince sulla Raffaele Lamezia Cantanapoli per 3-7-0. Detto questo, abbiamo dato più o meno i risultati delle squadre che sono più vicine al nostro territorio e io direi che adesso è opportuno sicuramente sentire il punto sulla D. Tutto questo lo fa il nostro Pasqualino Rettura nella sintesi che il nostro Pietro ci sta passando, grazie. Nessuno del gruppetto di testa del girone I della Serie D al termine della 17ª giornata di andata riesce a vincere. Solo il Cittanova comunque rientra nel gruppetto delle prime. Cittanova che riesce a trovare la vittoria proprio ai titoli di coda, 2-1 con una rete di Maggio segnata al 51esimo del secondo tempo battendo il Real Aversa. Unica vittoria esterna in questa 17ª giornata del girone della Serie D è quella dell'Icata che vince a Troina per 4-2. C'era un match importante, un match clou della 17ª giornata, che era quello tra Acireale e Paternò. Appunto le due squadre non vanno oltre l'1-1. Il Paternò spaventa l'Acireale che resta primo in classifica con Cangemi, poi però pareggia. L'Acireale pareggia con Piccione. L'Acireale che comunque resta in testa alla classifica al netto delle due gare che ancora deve recuperare la Gelbison che insegue a 3 punti. Gelbison che perde ancora una volta, questa volta la Gelbison perde un po' a sorpresa contro la San Cataldese 2-1. San Cataldese che sarà la prossima avversaria della Lamezia Terme al Di Polito nel turno infrasettimanale prenatalizio di mercoledì 22 dicembre. La Lamezia Terme che nelle ultime 4 partite ha ottenuto soltanto 2 punti, nessuna vittoria nelle ultime 4 partite, perde anche l'imbattibilità esterna in quel di Trapani. Meritatamente, perché Lamezia, targato Sasà Campilongo, gioca solo per 20 minuti, poi è solo Trapani. Vittoria meritata del Trapani che appunto batte il gialloblu con le reti di Vitale e dell'ex Nicola Russo. Non va oltre lo 0-0 anche la Cavese che non riesce ad avere la meglio sul campo del Città di Sant'Agata, finisce 0-0. Altro pareggio è quello del Rende con il Portici 1-1. Non si sono giocate, le gare sono state rinviate. Giarre e Biancavilla
e l'altra partita che non si è giocata è Santa Maria Cilento San Luca. Se appunto verso la parte alta della classifica c'è molto equilibrio, non si può dire lo stesso in basso alla classifica, visto che Troina è ultima ancora a 4 punti, Biancavilla 6 punti, Giarre 8 punti, e poi c'è un distacco tra Rende e San Luca che sono al quart'ultimo posto con 14 punti. Il prossimo turno, dicevamo, che chiude l'anno 2021, è il penultimo del girone d'andata, poi si riprenderà il 9 di gennaio dopo la pausa natalizia, quindi prossimo turno, mercoledì 22 dicembre, Cavese Cittanova, Città di Sant'Agata Acireale, Gelbison Troina, Lamezia Terme San Cataldese, Licata Castrovillari, Paternò Trapani, Portici Santa Maria Cilento, Real Aversa Rende, San Luca Giarre. Non giocherà il Biancavilla perché per calendario Biancavilla doveva giocare con l'FC Messina, ma come sappiamo l'FC Messina ha definitivamente rinunciato al campionato. Bene, ancora una volta grazie al nostro Pasqualino Rettura, puntuale e preciso. E Vincenzo, Pasqualino ci diceva che nelle ultime quattro partite soltanto due punti. Mercoledì abbiamo la San Cataldese in casa ed è appunto la squadra che ha battuto il Gelbison. Come andiamo ad affrontare questa partita, Vincenzo? Allora, vedendo il percorso appunto che ha fatto la San Cataldese in quest'ultimo periodo, ha cambiato appunto l'allenatore e si sono visti, come ha detto, che nelle ultime appunto sette giornate ha fatto un bel bottino di punti. Noi ovviamente veniamo da queste quattro partite dove ci manca la vittoria, quindi mercoledì per appunto fare una sosta tranquilla, una sosta natalizia tranquilla per lavorare con il mister Campilongo in serenità, dobbiamo portare i tre punti a casa. Ce l'auguriamo tutti quanti. E noi ci siamo, chiudiamo questa nostra puntata con le gentilissime allieve alle quali auguriamo veramente tantissimi successi e rivederle qui nei nostri studi, poi a documentarci ancora una volta qual è stato il loro percorso. Il vostro saluto lo vogliamo, a cominciare proprio da te. Allieve, atlete, va bene, chiedo scusa, atlete, va bene, atlete. Ok, atlete, perfetto, il vostro saluto, grazie. Allora, vi salutiamo con sperando di poter ritornare qua ottenendo risultati ancora migliori di quelli che stiamo facendo adesso e magari, non lo so, di riuscire a ritornare con un tempo per gli italiani per Riccione. No, perché devo venire pure io a Riccione, fate sto tempo, se no cosa sì, sì, tenetelo presente che arriverà lui. No, ma loro lo sanno, quando vado io voglio che siano loro, vado da solo, non c'è un rappresentante della Medina, non mi diverto. Assolutamente. Invece quando incontro non fate loro, mancare la vostra presenza al nostro Giovanni. Alle finali. Prego, il tuo saluto, grazie. Allora, grazie a tutti per l'invito, speriamo di tornare qui a raccontarvi i nostri risultati, speriamo di andare migliore. In bocca al lupo, veramente. E grazie, grazie di essere state qui anche stasera. Francesco, parto da te. Ma guarda, i saluti, gli auguri sono sempre, come dire, sono sempre ben accettati, perché comunque siamo sotto Natale, viene spontaneo, normale, augurare buon Natale a tutti. E siamo in un periodo che sappiamo, conosciamo tutti, tutti quanti abbiamo tutti timore, però la speranza deve essere sempre quella che ci aiuta, no? Qui rappresentiamo lo sport di diverse specialità e lo sport ne approfittiamo perché lo sport che possa dare una mano alla nostra società a superare questo momento, perché comunque l'atleta, lo sportivo, non molla mai. Grazie, grazie Francesco, grazie per la tua presenza, auguri anche a te e alla tua famiglia. Avvocato Gennaro, è stato un piacere, è stata una prima, speriamo di poterci rivedere in qualche altra. Sì, infatti oltre a salutare tutti i telespettatori e augurare insomma delle buone feste, appunto vogliamo ringraziarvi anche a nome di Massimo De Summa e Giuseppe Adone, per averci dato insomma un po' di visibilità e di spazio che per una società giovanissima come la nostra è molto importante. Speriamo di poter tornare il prima possibile con altre novità. Grazie ancora. E soprattutto con bei risultati per il vostro percorso. Auguri. Grazie. Anche a te e alla tua famiglia. Grazie. Buon Natale. Vincenzo, allora. Io ci tenevo a ringraziarvi per l'invito e per le belle parole.
Auguro appunto buone feste a tutti, visto che il periodo me lo consente. Forza Lamezia. Forza Lamezia, auguri anche a te, alla tua famiglia, ai tuoi compagni di squadra. Mercoledì ci sono anch'io al campo, eh? Non dico altro. Aspettiamo. Giovanni, ce l'abbiamo fatta. Anche beh, ce l'abbiamo fatta. Andata. Volevo ricordare, prima di fare gli auguri, buon Natale e buon fine, buon inizio, perché noi ritorneremo il 10, certo. Perché domenica e lunedì è Santo Stefano, no, 27, noi ci saremo, certo. I campionati sono fermi, certo. Per quanto riguarda questa categoria, e ci vedremo il 10 gennaio. 10 gennaio, la ripresa è il penultimo turno. Esatto, io faccio gli auguri veramente a tutti voi, un felice Natale a voi e alle vostre famiglie, anche a voi ragazze. Forza Lamezia, forza il nuoto di Lamezia, forza il basket e tutti gli sport che ci rappresentano in questa, diciamo, bellissima città. In bocca al lupo a tutti quanti, di nuovo buon Natale. Allora Giovanni, io prima di chiudere mi prendo due minuti che la regia sicuramente mi concederà per dire che intanto il 26 c'è una magnifica iniziativa, ormai mi pare sia giunta alla 12ª edizione, il Gala della Gratitudine. Giovanni De Grazio con il suo staff, con la sua meravigliosa emittente, ha organizzato il tutto, ci saranno veramente ospiti importanti e non dico altre cose perché ormai stai pubblicizzando. Domani pomeriggio alle ore 17 presso le officine 109 verrà presentato l'evento, verranno annunciati i vincitori quest'anno del Gala della Gratitudine, in tutto sono 12 premiati più 3 premi speciali Antonio Saffioti. Volevo ricordare Antonio Saffioti, che era un ragazzo di mille risorse, purtroppo non c'è più, però questo, diciamo, questo 12ª edizione del Gala della Gratitudine lo dedichiamo proprio a lui, perché ci manca tanto. Saranno bellissimi premiati, domani saprete tutto il programma della serata, vi aspetto il 26 di dicembre al Teatro Grandinetti alle ore 18. Mi raccomando, tutti col Green Pass, perché se no non si può entrare. In bocca al lupo Giovanni. E subito dopo, il 27, noi ci saremo invece con questo concorso nazionale Stars, che vedrà modelle e miss sfilare in quella meravigliosa location che è Villa Elena, ex 747, con nostro amico Marino Anzani Ciliberti, si sta organizzando il tutto, quindi una serata veramente da non perdere. E queste sono le ultime due situazioni che facciamo una dietro l'altra insieme a Giovanni, lui come Globo TV, io come STV. Detto questo, passo ai ringraziamenti sicuramente al nostro magnifico editore Francesco Santoro, al nostro altrettanto magnifico editore di Globo TV Giovanni De Grazia, che ci consentono di poter produrre questa trasmissione sportivamente che, a dire la verità, Giovanni, è super seguita. Noi ringraziamo sempre con affetto. Siamo partiti in sordina. In sordina, sì. E stiamo dando soprattutto, io lo ribadisco ancora una volta, spazi a tutte le società. Nessuno potrà dire di non essere venuto. Oggi Gennaro ne è un esempio, che è per la prima volta che è venuto in questa trasmissione e gentilmente ci anche ringraziato, quindi lo spazio lo diamo a tutte le società che evidentemente fanno il percorso che noi ci auguriamo possa essere dei migliori. E altrettanto il saluto che stavo facendo va alla nostra direttrice dottoressa Giusicuda, a tutti questi meravigliosi operatori che ormai Giovanni conosce, qua siamo di famiglia, ci siamo non solo per quelle che riguardano le nostre trasmissioni. Fai Natale, fai allora facciamo i nuovi, vai. Giussi, va bene, e Christian, va bene, Antonio, va bene, Pietro, il nostro regista, vabbè, c'è qualcun altro che magari dimentico in questo momento, non ricordo, però poi andiamo a Mario De Grazia per quanto riguarda i montaggi dei servizi che voi vedete, vengono curati insieme sicuramente anche ad Arturo De Rosa, al nostro regista, e poi non dimentichiamo Giovanni Mazzei, che tu provi una simpatia enorme per Giovanni, perché io Giovanni lo stimo, l'ammiro. Chi vuoi bene, dai, dillo, certo, dillo. Perché è un professionista. Ecco, appunto. Poi, è veramente, è piccatuso, come diciamo, no? Nel senso che è molto preciso, io lo stimo perché è una persona per bene, è un uomo di sport, devo dire, un professionista. Perfetto. Salutato. Un abbraccio anche per Arturo De Rosa, non so se l'avevo nominato, mi pare che li abbiamo nominati tutti. Ne manca uno, quello che disegna tutte le cose. Ah, Domenico, sì, Domenico che fa gli appunti, è puntuale, veramente. Preciso. Non ho... Ecco, è preciso, sì. Domenico Ananini. Allora, a chi non abbiamo nominato, chi ci siamo dimenticati,
perdonateci, ma gli auguri di un felice e sereno Natale, di un felice e sereno anno nuovo, li facciamo a tutti quanti quelli che ci seguite, vi vogliamo un sacco di bene, ritorneremo come già ha detto Giovanni con Sportivamente giorno 10 gennaio, quindi un abbraccio, buona serata a tutti e auguri ancora, grazie. Ciao a tutti. Quanto corriamo. Il progresso è sempre qui accanto a noi. Quando diventiamo più veloci, il progresso accelera. Quando diventiamo più intelligenti, il progresso impara e ci porta più lontano di quanto abbiamo mai immaginato. Il progresso è con noi ad ogni passo. Quindi, perché non continuare a correre insieme? Di Enza Augello. Arriva anche nel centro storico della nostra città con esperienza trentennale. Effettua misurazione della vista, applicazione lenti a contatto, vendita di occhiali da vista e da sole, brand ricercati e made in Italy. L'ottica, Corso Nomistrano 50, telefono 0968 35 57 34.